Salve a tutti, io sono The Long Gamer e benvenuti all'episodio finale di Man Eater. Oggi ci testiamo la potente armatura d'ossa, poi affrontiamo il super predatore finale, un gigantesco e pericolosissimo capodoglio, ed infine ci attende uno scontro difficilissimo con Pete e la sua nuova nave armata di lanciasiduri. Buona visione! Sarò onesto con voi, mi piange il cuore che questo sia effettivamente l'ultimo episodio. Sto gioco è stato altamente ignorante e molto violento, ma mi ha fatto divertire davvero un sacco. Allora, nello scorso episodio ci siamo testati la mutazione d'ombra e siamo onesti, ha reso il nostro squalo una bestia davvero indistruttibile. Ma, bando alle ciance, lo sapete molto bene, abbiamo anche sbloccato tutti i pezzi della mutazione d'osso. Alcuni li abbiamo già portati al livello 5 e nei commenti molti mi avete detto: ma perché non li testi? Ed è effettivamente quello che faremo quest'oggi. Allora, la testa d'osso, che è un componente nuovo, aumenta i danni da speronamento, la resistenza alla spinta dell'equipaggio, che lo sapete che ci tendono a buttare giù dalle navi, resistenza ai danni e bla bla bla. Questa è quella di livello 1, ma con tutti i minerali che abbiamo ottenuto, pian pianino la possiamo portare al livello 5. E vabbè, cioè, notate che anche la mia pupilla è praticamente fatta d'osso, sono tutto d'osso, è una cosa assurda. Le pinne d'osso non mi ricordo, le avevamo già effettivamente, ok. Non credo avessimo forse il corpo d'osso, no, avevamo ottenuto anche quello. Guarda che roba, abbiamo una resistenza ai danni davvero assurda effettivamente. Va da sé che saremo molto più lenti rispetto alle altre mutazioni. La coda d'osso invece dovrebbe essere nuova e abbiamo quella di livello 1. Mentre invece se la portiamo al livello 5 aumenta pian pianino la quantità di copertura di osso fino a coprirla completamente. Ed inoltre, questa evoluzione trasforma la tua coda in una mazza spaccaossa, aumenta del 30 i danni da codata. E vabbè, dovremmo avere una resistenza ai danni davvero assurda, no, fammi vedere. Va che roba, abbiamo una protezione assurda contro la maggior parte dei danni. E i denti d'osso, se vi ricordate, ci permettono di solito di azzannare anche le prede più grandi, soprattutto quelle con una stazza maggiore rispetto a noi. Ok, siamo effettivamente molto più lenti. Ah ragazzi, vi ricordate che qualche episodio fa Pete aveva avvelenato una delle baie? Sono ritornato indietro e come potete vedere la zona è effettivamente stata completamente avvelenata, il che aumenta effettivamente la presenza di fauna albina piena zeppa di mutagine X, ma riduce la mia velocità di movimento e la quantità di grassi, minerali e proteine che otteniamo dal resto dei pesci. Dannazione, la visibilità sott'acqua è davvero scarsissima. L'armatura d'osso, lo sapete molto bene, è fatta tendenzialmente per combattere i pescatori, e neanche a farlo apposta ho una barca che il gioco mi chiede di distruggere. Popola davanti. Ciao amici pescatori. Vediamo un po'. E vabbè, ma che bestia, dovremmo riuscire a distruggerla, in men che non si dica. Peraltro abbiamo questo attacco in avvitamento che dovrebbe essere davvero molto ma molto potente. Vediamo un po'. Un paio di mozzicate e il peschereccio dei pescatori, siamo riusciti ad affondarlo. Non male, davvero. Aspetta che mi pappo anche un pescatore. Quanto che mi piace il pescatore, ciò. E ovviamente sono arrivati anche i nostri amici cacciatori. Vediamo un po' di testare la mutazione. Vediamo un po' se riusciamo anche ad abbattere i loro schif medi. In man che non si dica, insegno io a venire a rompere i maronzoli. Beh, di sicuro resistiamo molto di più ai danni delle loro armi. Questo è poco, ma sicuro. Vai, là. Sì, sì, gli schif li abbattiamo alla velocità della luce. Maronne, mi hanno tirato le bombe. Un movimento sessual. Ok, sono salito a bordo della loro barca. Guarda che roba, fanno molta più fatica a buttarmi di sotto. Vabbè. Aspetta, qua ci sono i fulmini. Ci sono i fulmini, magari allontaniamoci un secondino. Lascia. Porco cane, adesso che l'acqua è avvelenata io mi nutro molto di meno e riesco anche a guarire decisamente molto meno. No, è la zona più sbagliata per cercare di affrontare i nostri amici pescatori. Guarda, non mi ridà praticamente vita. Ma che maro, due marozzoli. Per mia fortuna sono in parte una nave della costa crociere, il che mi permette di fargli perdere le tracce rapidamente. Perfetto, eccomi ritornato nel golfo e ho un grande squalo bianco che a quanto pare voleva farsi divorare così di primo mattino. Come dicevo, questi denti dovrebbero permettermi di papparlo ancora una volta in un sol boccone. Oh, che belle queste acque cristalline. Peraltro il gioco mi chiede di far fuori un'orca. Anzi, per l'esattezza, questa orca trova il museo sottomarino pretenzioso e snob e sta manifestando la sua protesta con eccessivo trasporto. Maledette orche manifestanti, dobbiamo vedere di farla fuori quanto prima. Purtroppo non la posso azzannare, ma dovrei comunque riuscire a fargli un bel po' di danni. Soprattutto io dovrei subire meno danni dall'orca.
Comunque la sua codata non è niente male. E devo dire che mi respinge molto di meno. Ho attivato anche la mia abilità secondaria, che dovrebbe aumentare la mia resistenza ai danni. Potete vedere che il mio corpo effettivamente adesso è ricoperto di pietra, ossa e via dicendo, letteralmente in ogni suo punto. Perfetto. Vediamo di dargli qualche bel colpo. E in me che lo si dica. Uila, gli ho fatto un danno critico, dicevo. E in me che lo si dica, dovremmo riuscire ad abbatterla. Però telecamera, maronne. Ecco qua, un paio di mozzicate e me la sono pappata. Maledetta orca manifestante. Prima di poter controllare Pete e affrontarlo nella battaglia finale, ovviamente dobbiamo anche uccidere il super predatore del golfo, che neanche a farlo apposta è un capodoglio di dimensioni bibliche. Ma prima voglio trovare tutti i punti di riferimento del golfo, perché ci sbloccheranno la cartilagine rinforzata. Probabilmente ci permetterà di ridurre ulteriormente i danni, che mi pare cosa buona e giusta. Ammetto, questa mutazione d'osso non è niente male, ma per adesso io continuo a preferire ovviamente quella d'ombra. Ma bando alle ciance, siamo arrivati ad un punto di interesse. Cos'è sto posto? No, scusi, cioè, sto tipo, fatemi capire bene, si è fatto, ma non credo neanche sia ghiaccio. Credo sia una lastra di cemento, in verità. Si è fatto il buchino e lui si mette lì a pescare, facendo finta di essere in luoghi decisamente molto più freddi. Oh vabbè, l'importante è divertirsi, dico io, eh. Ok, il prossimo punto di interesse è davanti a me. E mi sono accorto che qua sopra c'è un'altra zona che si chiama Baia Aragosta. Per entrarci, o buttiamo giù la grata a livello anziano da questa parte, o passiamo, in teoria, attraverso questo mare. Mi domando perché ci sia una nuova zona. Ah, oh mio Dio! Cos'è sta roba? Ah, credo di aver trovato le porte dell'inferno. Gioco, mi dai qualche informazione? Giant monsters or kaiju occasionally visit Port Clovis to pregame before destroying more port mines. Oh, e beh, mi par giusto, eh. È inquietantissima sta cosa. Ma chi è che si è inventato ste robe? Ok, facciamo che mi allontano, che è meglio, Guarda, faccio giusto un salto veloce a Baia dell'Aragosta, che mi sembra tendenzialmente una zona portuale. Ok, non vedo nulla di particolare in effetti, a parte una grande quantità di navi affondate. Guarda che roba! Ma chi è che riesce sempre a affondare qua sotto? Allora, ah! Porco cazzo, dai, vieni qua. Squalo martello stacciolla, ne ho fatti fuori 826.000 lo scorso episodio, di tuoi parenti. Si stanno vendicando, si sono dati il passaparola ovviamente. Ma dimmi te. Tuttavia non credo che questa zona abbia dei punti di interesse. Ci sono zone con gli umani. Tanti umani effettivamente. Salve umani, tranquilli, non vi pappo, sono qua per il cartello, non è vero mai la vita. Vieni qua umano, entra nella mia panza, è l'ultimo episodio, voglio ancora poter assaggiare la carne umana. Ok, lo squalo martello chiaramente è una specie che a quanto pare non ha l'istinto di conservazione, perché nessun pesce sano di mente, santo cielo, attaccherebbe un megalodonte. Porca... Oh no, sono arrivati anche i cacciatori. E beh, ovviamente hanno buttato altre scorie sott'acqua. Gli umani popoli gliene frega niente, della vita sottomarina, ma vabbè, dettagli. Scusate, salve, sono il nuovo guardiano del porto. Allora, tralasciando i collezionabili della zona, in teoria, se io sfondo questa cavolo di grata, dovrei ritrovarmi... Ah, guarda un po', nel bayou iniziale. E ora che ci penso, c'erano alcuni punti di interesse che non ho sbloccato neanche qua, che mi sbloccano. Vabbè, la digestione delle proteine è meglio che nulla. Il problema maggiore di essere un megalodonte in una palude è che i fondali sono bassi e quindi ti blocchi letteralmente dovunque. Il nostro amico alligatore! Ciao alligatore! Un paio di mozzicate ed ecco qua che mi ci faccio una borsetta. Gnammete, una delle borsette più buone che io abbia mai mangiato. Perfetto, ridendo e sterminando ho raggiunto il punto di interesse. Pagaiare in fretta. Ma perché? Ma perché? Cioè, capisco il capitano della nave Titanic e via dicendo, e avevi fatto anche una pirlata, ma vabbè, dettagli. Però, voglio dire, con la canoa mi pare giusto un attimino eccessivo, eh. Perfetto, qua davanti ne abbiamo trovato un altro. Cosa ho trovato? Oh oh. Ma no, ma sono dei bambolotti, ma che schifo, noi me li posso mangiare. Non digerisco la plastica, al massimo un po' di carne umana, così come contorno. Ma la plastica, popò no. E l'ultimo punto di interesse del bayou, la palude iniziale, si dovrebbe trovare all'interno di sto strano posto che, se ho capito bene, è un'arena per i combattimenti. Vediamo se riesco a passare da sopra. Olè! Non mi faccio problemi, passo dove mi pare e piace. Umani, sono venuto a combattere anch'io. Allora, aspetta che salgo sull'isoletta. Sono un po' cresciutello, ma vabbè, dettagli. Olè! Abbiamo sbloccato la digestione delle proteine.
alligators haven't mastered the nuances of scientific bones like the figure four. Datemi un po' di tempo, sono squalo intelligente, vi faccio tutte le varie manovre del wrestling. Ok, allora, bando alle ciancie e vediamo quindi di ritornare all'interno del golfo. Peraltro, ce la farò con l'armatura d'ossa a far fuori un capodoglio. Tanto vale, aia, testarla per benino, visto che stiamo per affrontare il capodoglio super predatore. Oddio, la codata tira di quelle ceppe davvero assurde, maronne di sta telecamera. Oh, ha fatto 202 di danno critico. Porco cane! Mi sa che possiamo davvero far fuori i vari predatori semplicemente utilizzando la codata. Allora, aspetta che attivo la mia abilità in modo tale da far molti più danni. Guarda che roba! L'avvitamento fa dei danni davvero assurdi. Aspetta, aspetta, vai ancora di codata. Morco date! Signore, per essere un capodoglio le si muove anche troppo rapidamente, siamo onesti. Però davvero la protezione dai danni è davvero incredibile. Ho perso le squame. Beh, il set d'ombra è nettamente superiore, con la possibilità di avvelenare il proprio avversario e anche la quantità maggiore di nutrienti che riceviamo ad ogni morso. Porco cane, ci rende effettivamente dei predatori molto più letali. Signore, ha rotto un po' tanto la ciolla. Allora, sto scontro ormai lo finisco, ma prima di affrontare il super predatore, ovviamente, vediamo di ritornare con il set d'ombra, che è decisamente molto meglio. Oh no! Oh no! Sono finito nella zona del super predatore! Ma! Non mi sono neanche reso conto! Io stavo andando in direzione del prossimo punto di interesse. Ok, non è che io lo debba affrontare, eh. Sono mica scemo, maronne quante grosse. E vabbè, livello 60! Guarda che roba, è pieno zeppo di fiocine o altro che lo hanno trapassato. E credo mi stia inseguendo. Si sta chiaramente inseguendo me. No. Fuori di qua molto in fretta. Son mica scemo. Io. Ok, e contro ogni aspettativa finalmente raggiungiamo l'ultimo punto di interesse di tutto il gioco. Oddio, cos'è quella strana struttura sulla destra? Casa delle spugne marine. Ma perché? Signore, stavo seguendo il documentario e lei è venuta a rompermi i maroni. Ma le pare il caso, perché quelli per porca. Ok, e con questo dovremmo aver sbloccato effettivamente anche l'ultima delle mutazioni secondarie. Vediamo un po' di andarla a sostituire casomai a quell'anfibia. E che la volevo testare, ma vabbè, dettagli. E si chiama cartilagine rinforzata. Questa evoluzione aumenta la tua resistenza ai danni. Oh, quindi non ci serve effettivamente avere l'armatura addosso. La possiamo ovviamente level upare, visto che abbiamo abbastanza minerali. E al livello massimo aumenta del 15% la resistenza ai danni, così che io posso abilitarla effettivamente e passare nuovamente al set d'ombra per il nostro squalosso prima di affrontare la battaglia finale e il super predatore. Ecco qua, in men che non si dica, siamo ritornati a essere il più bel squalo d'ombra che sia mai esistito. Salve signore, che piacere rivederla. Ora in teoria sono pronto ad affrontarla. Ne possiamo parlare da specie marine civili? Che sta facendo? Si è mezzo capottato. Si è ricretinito. Allora aspetta che lo possiamo anche avvelenare. Guarda, guarda lo squalo martello che deve venire a rompere i maronzoli. Ovviamente proprio adesso, da di quelle pacche assurde. Hai rotto un pochettino i maronzoli, squalo martello. Vieni qua che ti divora. No, scusi signore, sto già pappando io altre specie marine. Oh madò. Ma ha fatto dei danni assurdi. Anche il sommozzatore. Porco cane, doveva venire a rompere le scatole. Speriamo non ne arrivino altri. Aspetta, continuo a colpirlo. Vai. Colpiscilo. Sommozzatori, non rompete le scatole. Ok, sono riuscito ad avvelenarlo. Perfetto, continuiamo a mozzicarlo come non ci fosse un domani. Lasciamo stare i sommozzatori, che per adesso non c'è tempo per loro. Mo basta veramente però. Gli ho appena tolto la metà della barra della vita. Ho tirato quelle mozzicate incredibili. Perfetto, è molto più suscettibile ai danni ora che è avvelenato. Ciccio, sono io il più potente super predatore, chiaro? Uila, perfetto, e mi divoro anche questo sommozzatore per concludere in bellezza. Mi ha sbloccato peraltro una delle abilità secondarie. Perfetto, torniamo velocemente alla nostra grotta, così i cacciatori perdono le mie tracce e noi possiamo vedere quale sia questa nuova mutazione. Abbiamo sbloccato 70.000 cose negli ultimi 10 secondi. Evasione subliminale. Questa evoluzione rende neutrale nei tuoi confronti la fauna selvatica, che è una frazione delle tue dimensioni. Ah, così che tutti quelli che ci attaccano normalmente non ci rompono i maronzoli. E vabbè, ma è un po' tardi, eh. Mi avrebbe fatto comodo decisamente molto tempo fa. Allora, abbiamo un bersaglio speciale da far fuori. Basta che sia al dente. In questo luogo squallido c'è uno squalo bianco pallido. Chi è che fa le rime quelle brutte? Eccolo laggiù, credo che sia un grande squalo bianco. E di livello 25. Vieni qua, aspetta, non lo posso mozzicare. Ah, perché ovviamente... Ah no, ok, perfetto, ma lo possiamo massacrare in un paio di mozzicate.
volevi tu. No, no, vieni qua. Squalettuccio. Miam, te volevo fare un bocconcino prima di andare da Pit. Ok, nel frattempo abbiamo anche superato il 50% di obiettivi completati qua direttamente nel golfo, il che vuol dire che finalmente possiamo controllare come se la passa il povero Pit. Un'imbarcazione più grande. Pit sta ultimando la sua terrificante nuova macchina della morte, sicuramente illegale da usare sui civili. Oddio, cosa diavolo ha costruito stavolta? There are several features probably not legal for civilian use. Ma va, da cosa l'hai dedotto? Pete, cosa stai facendo con i siluri? Vabbè, ma è una nave della Seconda Guerra Mondiale. So what? È andato completamente fuori di testa. Pete, I don't know what all this is, but you're scaring us. Well, you gotta be scared about. You a Shaw? Pete, I don't want to, but I think we need to get the police, maybe the Coast Guard involved. You think I'm crazy? No, I'm the most sane man you ever seen. Look, I didn't get it easy. But when some shark take everything I got, I'll give her the same chance she gave my boy. None! Tecnicamente non ho ucciso io tuo figlio, eh? The f*** off my boat, before I kill you too. E ora colpisce il cameraman, guarda, eh. Se la prende sempre col povero cameraman che non c'entra niente. Hope you got hunger. We serve a shark étouffé tonight. Non so cos'è un étouffé, mi dispiace, sono ignorante. Non faccio francese dalle medie. Ok, potrebbe essere un bel problemone. Megalodonte verso PT-522. Attacca Pete e la sua imbarcazione rimessa a nuovo. Ah, risalente alla Seconda Guerra Mondiale. E lo dicevo io, porcri quelli per porca. Ha completamente perso il lume della ragione. E comunque, siamo onesti, io non c'entro niente con la morte del figlio di Pete. È stato lui che ha detto al figlio di prendere la benzina e ha dato fuoco allo squalo sulla nave. Senza pensare che dar fuoco a un veicolo sul quale ti trovi, peraltro, non è la migliore delle idee. Oddio, eccolo laggiù. Ammetto, ho un po' di paura, è una nave bella rinforzata. Oh, lo scontro è iniziato. Cos'altro vuoi perdere, Pete? Ti ho già tolto parecchio, ma vabbè, dettagli. È un moto silurante. Vieni qua. Preso, ok, e rilanciato. Al no, l'ho bloccato clamorosamente. Vieni qua, mi sfogo su di te. Allora, le cose elettrico davanti è stato completamente disattivato. Riesco a disattivare anche l'altro. Non sarebbe male. Ok, aspetta. Ok, preso di nuovo, lancio. Ma perché me lo lanci sopra, signore? Non mi spari, santo cielo, sono uno squalo impegnato con problemi di mira. Ok, stavolta ce l'ho fatta, lanciaglielo, perfetto, rimandato indietro. Io sono mozzatore, mo basta veramente, però. Abbiamo fatto una strage, santo cielo. Aspetta, dietro di me. Dannazione, stavo cercando di ripristinare un po' di vita. Ok, siluro rilanciato, altro siluro rilanciato. Olè, perfetto. Oh, mi sa che sono arrivati i rinforzi, vero? Ma guarda un po'. Signorina, lei ci sta per morire male. Aspetta che c'era anche un sommozzatore in parte a me. Allora, vediamo di eliminare rapidamente i rinforzi prima che sia troppo tardi. Salve signori, che piacere incontrarvi. Chi vuole un pochettino di veleno? Ecco qua, occhio, porco cane, mi stanno attaccando anche i sommozzatori da sotto. Fagli fuori quella cavolo di barca. Oh, le barca abbattuta, anzi affondata in questo caso. E possiamo anche papparci le loro carni. Bani, è 5 secondi. E quanti rinforzi? Ah, sono 3 barche. Adesso, Vito, che te l'ho dicinata. Bani, aspetta che comincino a lanciare esplosivi. Oh! Qualcuno ha fatto un volo davvero assurdo. Che volo che ho fatto, peraltro. Io vado a dettagli. Fochina, vieni qua, smettila di dribblare. Porca di quelli per porca. Aia, ma hanno sparato di nuovo. Allora, aspetta che questa barca ha i secondi contati. Ancora un po' di colpi. Vieni qua e dovrei riuscire ad abbatterla. Ok, perfetto, fuggiamo di nuovo. Sti cavolo di sommozzatori. Perfetto, intanto mi si è riabilitata la mia abilità primaria. Ok, vediamo di andare ad abbattere anche quest'altra barca di disagiati. Accodatevi, faccio fuori. Aspetta che non mi piglio l'esplosivo. Aia. Ok, perfetto. E possiamo riconcentrarci su Pete. Dopo che... Cosa hai visto un tizio partire via male? Cos'è successo? Come sprinta via lui, sotto cielo. Gli mancava anche una gamba. Ah, i siluri sono tornati. Porco cane, i siluri sono tornati. Pete, dove sei? Vieni qua. Quanti siluri? Boni, c'ho già un siluro in bocca. Aspetta che lancio questo intanto. L'ho preso dalla distanza. Incredibile le botte di Kyurlo. Ma vieni qua, amico sommozzatore. Buono, siluro, perfetto, schivato anche qui. E quanti? È il terzo che mi manda di seguito. Aspetta, qui mi va un sommozzatore intanto. Porco, non riesco a capire dov'è. Lo sento ma non lo vedo.
Pete, non ti sopporto più. Questa volta ti attacco direttamente. Amen. Se effettivamente subisco un po' di danni. Oddio, aspetta, subisco tanti danni. Tanti danni non è stata una buona idea. Decisamente no. Ok, disabilitato, pappato e rimandato al mittente. Oh, ok, non dovevo mancare tanto. Basta con questi sommozzatori. Ok, me ne manca ancora uno. Me ne manca ancora uno. Aspetta che lo disabilito più vicino. Ok, disabilitato, afferrato e rispedito. Come, la barca è ancora integra? Ma dai, ma non è possibile che sia ancora integra. Senti, gliel'attacco io direttamente da sotto e tanti saluti. Ok, ce l'ho fatta. Pete, non andare davanti, che non è mai stata una buona idea. Ah, sei scemo. E allora sei scemo. Aia. Mi sa che ti giochi anche l'altra gamba, o forse di più gnam te. Che buono questo Pete. Ah, che brutta fine. Che brutta fine. Oh, ho letto esplosivi, è una mia impressione. Sto arrivando, Pete. Oh, oppure no. Oh, oh. Ho la vaga impressione che qua ci moriamo entrambi. Non ho capito una ciolle. Ma vabbè, dettagli. E babum te. Oh, beh, senti, in ogni caso Pete c'è morto. Forse io potrei essere sopravvissuto. Non vedo troppi pezzi di megalodonte in giro, in effetti. Ma che finale triste, però. I suppose there's a lesson to be gleaned here. Something about how the increasing commodification of the natural world has placed humans on a collision course with an environmental apocalypse. But this is a basic cable show where people tune in to watch sharks kill people and people kill sharks. So until next fishing season, this is Man Eater. Ah, fotte sega se ci muore la gente o ci muoiono gli squali. È su questo che è basato il nostro programma televisivo. E quindi loro praticamente troveranno un altro fesso e altri pesci, altri squali e via dicendo, su cui fare la prossima stagione. Tanto è il potere del consumismo. Complimenti, hai completato la storia principale. Puoi continuare a nutrirti per crescere ed evolverti. Ok, ho trovato tutte le evoluzioni. Grado di infamia massimo. Tempo giocato 11 ore e 25 minuti. Vabbè, dai, abbiamo anche completato la maggior parte delle zone. After party. Episodio 9. Oh, adesso che non c'è più Pete, posso effettivamente tornare a rompere i maroni agli abitanti di questo bellissimo posto. Oh, e sono effettivamente il predatore più potente che abbia mai solcato questi mari. Ragazzi, mi dispiace, purtroppo Man Eater è finito. Ringrazio tutti quelli che l'hanno seguito fino alla fine. Devo dire che è una serie che vi è piaciuta un sacco. Vediamo se trovo magari qualche altro gioco in cui ci possiamo pappare persone, animali, cose e via dicendo. E speriamo che magari in futuro esca qualche DLC per questo fantastico gioco. Quindi, se anche voi vi siete divertiti, lasciate un bel mi piace e noi ci vedremo in qualche altro video. Ciao ciao!